Ok, siamo arrivati. Le catacombe, capitolo 2. Cos'è tutta sta roba? Allora, c'è un pipistrello con una moneta. Allora, sono ancora sorpreso in modo negativo di aver perso sette segreti al livello precedente, quello del castello, della città. Ma mi chiedo veramente dove cavolo erano? Perché non ho visto entrate, non ho visto zone in cui potevi lanciarti o simili. Ti giuro che da giocatore mi... Ma scusami, c'era pace in un'altra zona, l'ho visto, c'era una zona a scacchi e c'era pace lì. Vabbè, comunque. È stata una bella scarpinata. Mi Eh riposerò qui già. per riprendermi un po'. Certo, come se avessi fatto qualcosa. Sì, farò tutto il lavoro come sempre. Esatto. Allora. Diamo un'occhiatina. I nemici volanti sono un filo difficile da prendere in questo gioco. Preso, grazie. Col mio ultimo chicco d'uva, tra l'altro. Ok, avanziamo. Vediamo, qua c'è una cura intera. Qui c'è un blocco. Mi ricorda molto. Mi ricorda molto un... come si chiama? Un livello di Super Mario 64. Ecco, questo è un segreto, che cazzo. Perché sono stupido? Ho preso la curva non larga, di più. Sono andato da tutt'altra parte. Vabbè, intanto vi prendo le monete. Questo è un segreto, porca miseria. C'era l'entrata, l'abbiamo vista e siamo entrati. Punto di controllo. Allora, fammi vedere. Blocco, Isma e blocco con le fiamme. C'è un livello di Super Mario 64, quello del deserto, che è fatto molto simile a questo. Ok, per un attimo ho pensato di non avere abbastanza tempo. Passiamo, aspettiamo, passiamo, aspettiamo e passiamo. Ecco fatto, e abbiamo due bambole. Grazie, e andiamo avanti. Dove appariremo? Non lo so. Ah, dalla stessa porta? Ottimo. Tra l'altro l'ascensore che forma ha? Quella di un gatto. Chissà come mai. Chissà come mai ha questa forma. Allora, aspettiamo un secondo. Passa. Ok, avrei dovuto aspettare, infatti è stato un rischio non necessario questo. Punto di controllo. Ok. Lì c'è un'altra piattaforma. Chissà dove ci porta. Allora, aspetta un attimo. Tan tan. Ecco fatto. Girati. Chissà se su quel punto lì più a sinistra ti puoi appoggiare, visto che non ci sono spuntoni. Ecco qua. Ci arrivo. Ok, con calma che qua mi sa che scompaiono in fretta, eh. Nyam Gnam gnam. Ah, tutto qua? Madonna, meno male che non mi ha schiacciato e mi sono andato solo a sbattere. Mi aspettavo un attimo meglio come segreto, però magari il punto di controllo. livello che abbiamo perso, tanti segreti, era simile a questo e... Togliti di mezzo! Madonna mia, tra il blocco della play de del gioco e il salto che ho fatto, ho rischiato veramente un sacco. Ecco qua, grazie. Questa è stata rischio totale. È stato tutto rischio qua. Ecco fatto. No, micio! Che cavolo. Vabbè, aspettiamo un attimo. Grazie. Madonna. So di aver saltato sbagliato un'altra. Ma. Ok, allora non ci arrivo, devo aspettare un attimo. Ma non ci arrivo, come ci arrivo qua sopra? Scusami. Scusa, non c'è. Fammi ricordare un secondo. Le monete. Ok, no, non si prendono.
con gli sputi. Ok, no, ci arrivo, ma ha un tempismo veramente pessimo. Devi arrivare, devi saltare proprio nel momento esatto in cui sei in cima. Presa, ok. È un tempismo veramente orribile. Dovrebbe tipo avere quell'istante in cui rimane fermo, comunque ti dà il tempo di saltare e prendere la moneta, perché tu sali e lui subito scende. Qua c'era qualcosa, mi sembra. Aspetta. Ok, sì, c'è ancora. C'è ancora una moneta. Ma com'è possibile? Pensavo di averla presa. Presa, ok. Sto saltando, salto. Aspetta che salto. Forse. Ok, presa nel modo probabilmente in cui il gioco non si aspettava, ma l'abbiamo presa, ottimo. Ecco fatto, e siamo a 15 monete. Non sono tante, non sono poche. E c'è uno scorpione. Tra l'altro avevo appena pensato, quella cura lì tanto adesso non mi serve, non vado neanche in quella zona. Ecco. Preso. Non mi toccare. Ma... boom, baby. Ok. Sono rimasto tristemente sorpreso dallo scoprire che un colpo non è bastato. Aspetta. Ecco fatto. Ecco qua, girati. Ottimo. Aspetta. Segreto. Yeah! Saltato dalla parte sbagliata, ma c'era un segreto. Oh, oh, fermo. Pipistrello. Chi l'aveva visto prima? Preso. Grazie, vieni qua. Ok. Mi sa che qua ci toccherà usare la bambola. Per mio stupido errore, tra l'altro. Allora, fermo. Punto di grazie. Controllo. Ecco fatto, dammi lo sprint. Segreto. Ok, punto di controllo. Punto di controllo. Allora, cosa succede se vado di qua prima? Fuoco e fiamme. Togliti di me. L'angolazione, Dio mio. Sta arrivando un lama. Guarda se non muoio per uno stupido sbaglio in un salto. Allora, lì c'è una cura totale. Dobbiamo prenderla. Aspettiamo che quello va di qua. Ecco fatto. Buona. Sana polenta valsugana. Ti giuro che voglio diventare un testimonial della polenta valsugana ora. Un giorno sarà il mio obiettivo nella vita. Ecco fatto. Passiamo. Ecco qua, grazie. Ok, questo aveva un'angolazione molto brutta, ma... ah, era a doppia strada. Se con una sola... senza bambola? Vabbè. Sembra strano, però ottimo. Un secondo, e come torno sopra? C'era un ascensore? A meno che... non debba fare un salto ad angolo di qua. Probabilmente era la soluzione, ma non ne sono sicuro. Forse per quello che c'era lo sprint, però... punto di controllo. Mi sembra molto... arruffata come soluzione. No, ok. Stupido. Allora, 1, 2, 3. Sto saltando. Diamo un'occhiatina. Solo due monete. Un timer per mezza pedana e due monete. Molto strana. Ecco qua. Qua ho dovuto fare l'attacco perché ho pensato di aver sbagliato il salto. Vieni qui. Dammi l'idolo. Ecco qua, grazie. Allora, quel timer, a cosa mi serviva? Controlliamo. Probabilmente a qualcosa.
Qua me ne servono due. Qua me ne serve uno. Ciao, come sei arrivato qui? Ricorda, il salto si carica usando i tasti carica e salto. Cosa? Perché? Nessun motivo. Smettila di seguirmi ovunque e preparami un panino. Non capisco la parola panino. Certo. Hai molto da imparare. E vai a tagliarti i capelli, Hippy. Ma no, ma poverino. Punto di controllo. Ah, questo intendevi con carica il salto. Però aspetta un secondo. Quel timer, a cosa mi serviva? Ah, ma aspetta, ma c'è un altro punto di controllo qua. Fermi tutti. Ah, mi fai tornare indietro. Ah, ma va bene. Ok, segreto, quindi. Tanti scorpioni. Tanti soldini dati dagli scorpioni. Grazie. Allora, prendiamo la carica. Sequenza tutta in corsa qui. Ecco, lo sapevo. Ormai era troppo tardi, nel momento in cui avevo saltato aveva già girato la faccia. Girala. Girati. Ecco, sembrava che non si girasse, eh? Quanto dura? Ta 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 ta, fa due giri di fuoco, gli altri ne hanno sempre fatti uno finora. Ta 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 ta. Ok. Ultimo giro. E possiamo passare. Perché ho sbagliato angolo di salto? Dio mio. Perfetto, siamo morti perché ho sbagliato un salto. Ottimo, bravo. E pensare che qua c'era la cura. Togliti di mezzo. Mi sento veramente stupido ad aver perso una bambolina per il nulla. Che stupido. Sta arrivando un lama. Ecco fatto. Allora, abbiamo un idolo rosso, però vorrei... Punto di controllo. Andare prima da questa parte, perché mi sa che è un segreto. No, non è un segreto. E magari qua si trova un altro idolo rosso. Oddio. Ammetto che non pensavo di poterlo saltare il fuoco. E la madonna, quanto sei veloce tu. Boom, baby. Madonna. Quante cure c'erano in questa zona? E non ho preso neanche un danno. Penso, ho preso danno nella zona più semplice e in quella difficile no. Saliamo di livello, troveremo un altro idolo rosso. Io sono stupido, pensavo di non essere riuscito a saltare. Quante cure ci sono in questa zona? Ma veramente pensavi... Cioè, va bene che era per un bambino, però davvero pensavi che un bambino prendesse così tanti danni in una zona così? Vabbè che io sono riuscito a morire sbagliando un salto, ma lì è stata colpa mia. Eccolo qua, l'idolo rosso. Non mi toccare. Un po' più lento non ci andava? Cioè, è più facile evitare uno veloce che evitare uno lento. E Izma già c'è i simboli del gatto in giro, cosa che in teoria non penso dovrebbero esserci, ma ehi. Allora, abbiamo il nostro secondo idolo. Deduco che possiamo passare tranquillamente. Prima però avanzerei di qua. Non so perché, ma credo che, a prescindere da tutto, ci serve uno per prendere tutte le monete, tutti i segreti, tutto il resto. E due anche qui. Punto di controllo. Perché sono entrato qua dentro? Perché sono entrato qua dentro avendo tutti gli idoli? È ancora qui. Ha detto che smetteva di prendermi per il culo sto bambino. Non mi prenderai mai. Ti odio. Vuoi che lo faccia davvero, eh? Allora, yeah!
Colpa mia. Colpa mia, ho sbagliato tutto qui. Oh yeah. Togliti di mezzo! Però esattamente come per la prima volta. Yeah! Mio mio, perché ci sono tutti quei dentini? Scusami, se gli vado dalla parte opposta. Quei dentini qua mi fanno saltellare e di conseguenza poi mi impanico e cado di sotto. Lo sapevo che ti giravi, stronzetto. Ecco fatto. Buongiorno, smetterò di prendere. L'hai già giro. Detto e siamo ancora qui io e te. Addio per sempre. Meno male. Potevo venire. Allora, questa zona non serviva. Non ci sono monete, non ci sono segreti. Tu pensi, vabbè, entro tanto, ormai siamo qui. Potevo benissimo andarmene e sarei riuscito comunque a passare. Fermo lì. Diamo un'occhiatina. Ho visto l'ombra che mi svolazzava sopra. Nero su nero che si muove. Ottimo. Bene, non ho più uva. Sai una cosa? Fa niente. Tienitela quella moneta. Non la voglio più. L'importante è che siamo riusciti a passare. Non è che c'è un chicco d'uva qui, punto vero? Di controllo. No, eh? Gnam gnam. Gnam gnam. Grazie di tutte le monete. Tanto magari sicuramente ne ho persa una che sarà quella. Ecco fatto. Ci sono dei cubi senzienti. Non puoi giocare qui. Cosa sei? Non me ne importa niente, sbruffoncello. Io sono l'imperatore. Oh, stiamo morendo di paura. Che cacchio sei, scusami? Stai penando per una testa di legno. Ma se non riesci nemmeno a colpirci. Ah, lo vedremo. Cosa devo fare? Cioè, o meglio, non mi toccare. Come devo colpirti? Ok, devo probabilmente. Sta arrivando un lama! Prenderli da qualsiasi parte. Io ho dato per scontato che fosse la parte della lettera. Visto che succede a chi crea grana all'imperatore. Adesso arriva il padre. Che hai fatto ai miei ragazzi? Ecco, ti pareva. Allora. Lo immagino. Guarda, se non lo sapevo. Oh no! Sto perdendo le forze! Sono un masso che rimbomba e ti schiaccerò. Ma non oggi, chiaro? Puff! Dove devo usarlo questo hit? Ah no, beh, in realtà. Punto di controllo. Stavo pensando, in realtà. Ti danno talmente tanti idoli che pensi, ok. Se due me ne servono qui e uno mi serve di là, magari devo tornare indietro. Ecco la fregatura. E invece. Devi proseguire, fermo un attimo. Mi sembrava ci fosse una zona nascosta di sotto, scusatemi. A meno che, aspetta. Ok, no, niente, scusami. Quanto sta durando questo? Punto di controllo. Pacia. Ah, eccoti. Perché ci hai messo? Ammetto che è andato avanti da solo, io non l'ho spinto in avanti, eh. Fermati, sei così buffo. Ora muoviti, ciccione. Allora, fine livello? Può essere. Prima di tutto, prendiamoci la cura. Buona. Ecco fatto. Più che altro mi irrita aver perso una moneta, perché tanto so che l'ho persa una, che ce l'aveva quel pipistrello
ma non avevo più chicchi d'uva da lanciargli. Ecco fatto. Ah, va bene, grazie. Ammetto che non mi aspettavo il segreto fosse il coso per tornare indietro, ma ben accetto lo stesso. Eh no, mi sbattuto contro il muro. Vabbè, non importa. Allora andiamo da questo lato. Di nuovo. Ah, vabbè, non importa. Ok, rieccomi qua. No, ma dai, di nuovo. Ma quindi devo andare dall'altra parte. Cosa vuoi che io faccia? Vedi, allora ci arrivavo, sei stronzo. Sta arrivando un lama. Ok. Allora, ci manca una moneta. Una sola moneta, eh. E ce l'ha un pipistrello. Sapete che vi dico? Io piuttosto che rifarmelo più avanti, me ne torno indietro. No, non posso tornare indietro. Non posso tornare indietro perché sto masso delle balle mi ha chiuso il passaggio. Grazie, ottimo. Ti odio. Una sola moneta e non avevo più uva. Perfetto il livello, l'avevamo fatto perfetto. Ti odio. Una. E l'abbiamo vista, sapevamo dov'era, non avevamo più proiettili.